First reaction, raga, il mio primo video first reaction, adoro. E vi faccio notare che per fare video uno alla volta non la maratono la serie, quindi non fatemi spoiler che vi vengo a cercare uno a uno. Cazzo Netflix, comunque ti prego, voglio credere in te. Fine premesse, iniziamo subito. Siamo nella capitale di chissà dove ti si corrono. Ok, nazione del fuoco, do per scontato. Uno scappa ed è un inseguimento, va bene. Dagli di dominio subito. Oh, i dominatori del fuoco creano il fuoco. Già 6.000 passi avanti rispetto al film. Questo ci va con la terra. Grande cazzo. E colpito prima di raggiungere dei non cavalli. Dominio potentissimo. Gli effetti speciali per ora mi piacciono. Ma lui si sacrifica per la patria. Porta sto coso al re della terra e inizierà la guerra. Vai. Si lotta ancora e viene catturato. Troppo tardi, i piani di guerra ormai sono in viaggio. Mi fa ridere che questo dice bene. Diamo per scontato che è il signore del fuoco e fa tipo il cattivo di Mulan all'inizio. Ora il vostro re metterà le forze lungo i confini. Le altre nazioni lo aiuteranno. Tutti a guardare lì e noi, zitti zitti, ce ne andremo per la via secondaria. Era una trappola. Ok, il signore del fuoco è intelligente, insomma. Perché vuoi la guerra? Mi piace comandare. Egli dà fuoco. Wow, ma che è morto? No, famo che è svenuto per il dolore. Qualcuno gli parla. Oh, ma che grande e intelligente signore. Ma perché puntare a distruggere i dominatori dell'aria? Io non punto a loro, ma all'avatar, che ancora non è stato rivelato. Quindi faremo una strage. Entro che è come quella del cartone. Ok, dai, per ora dico tutto bene. Il mondo era in armonia, le quattro nazioni, aria, acqua, terra e fuoco, vivevano in pace. Pace possibile grazie all'avatar, che domina i quattro elementi e mantiene l'equilibrio. Quando l'avatar muore, il suo spirito rinasce in un nuovo corpo. E che è successo durante la premessa? Si sa che il nuovo avatar sta tra i nomadi dell'aria, non si sa chi è, e quindi il signore del fuoco ha deciso di fare come gli egiziani mentre cercavano Mosè, per evitare che egli mantenga l'equilibrio. Andremo nel tempio dell'aria del sud. Ciao Aang. Ma volete fare quindi le cose cronologicamente senza flashback? Non lo so se mi va bene questa cosa. Bimbo che si esalta e gioca. Ottimo. E si lamenta. Hai saltato l'addestramento. Ma è noioso. Aang, sei bravo, ma devi imparare. Frase saggia e vai a fare i preparativi per la festa. Avremo ospiti. Tanti? Eccoli. Tutti i nomadi dell'aria al completo! Aang va e uno si avvicina. Gliel'hai detto? E fallo divertire un po'! Non abbiamo tempo! E Big Reunion. Aang è un prodigio. Ma solo 12 anni! Non possiamo dargli questo peso! Ci serve l'Avatar! La nazione del fuoco sta per attaccare! Sì, ma è un bimbo! E ha ancora tanto da imparare! Gli causiamo traumi e poi ci diventa un Avatar de merda! Sarebbe ancora peggio! No, sarebbe peggio essere sotto il dominio di quelli del fuoco. Quindi Aang si addestrerà agli altri domini e basta. È un fardello che sta a lui, non essere emotivo. E di nuovo maestro e allievo. Figa la festa della cometa. Già, ricordi sto posto? Qui Aang ha ricevuto i tatuaggi alla presenza dell'ultimo avatar nato tra i nomadi dell'aria. Dopo di lei c'è stato un avatar nel regno dell'acqua, poi terra, fuoco e mo' di nuovo aria. Lo spirito dell'avatar è in uno di noi. E tu sei speciale, eh? Cosa vai farfugliando? Fammola facile, tu sei l'avatar. E per la cronaca, la nazione del fuoco sta per attaccare. Vuole una guerra e non per metterti pressione, ma è tutta una tua responsabilità. Dovrai fermarlo tu e salvare il mondo. Quindi i tuoi bagagli sono pronti. Vai, addestrati nel dominio degli elementi e salvaci. Pasticcino. Usa il cazzo di freno. Devo partire mo? La mia vita è qui. Io non voglio. Non sta a te decidere. E fidati, sei quello giusto. Gentile, forte, vegetariano. Un perfetto nomade dell'aria. Aang non vuole, ma è proprio questo che ti renderà un grande. Mi autorizzi a mandarti a cagare? Scende la notte e il bimbo è pensieroso. E arriva Appa! Sentito? Non sono in grado di pulire i tuoi bisogni, ma sono l'avatar e devo salvare il mondo. E io voglio solo giocare e mangiare la torta alla banana. Come posso fermare una guerra? Troppa responsabilità. Non voglio andarmene, non voglio stare solo.
abbraccia il bisonte, bello, e visto che non vuole andarsene, non vuole stare solo, se ne va a fare un giro, mi sembra giusto. Bello che per far partire Appa dice hip hip, bravo, bellissimo, non male. E proprio mentre lui se ne va, il fuoco attacca! Raga, aiuto! E inizia la strage dei nomadi dell'aria. Cazzo, raga, gli effetti non mi dispiacciono per niente. È un vero dominio, guardate che balletti. Doveng! Appare un diretto, ma c'è una tempesta. Mentre i nomadi dell'aria sono nella merda. Si difendono con tutto ciò che hanno, ma tutto crolla. Stanno morendo. Aang sta tornando, salvali! Porco zio, la devastazione. L'amico di Aang protegge i bimbi. Un'onda gigante investe Appa. Lotta il basic vecchietto iperpotente. Aria contro fuoco! Mentre Aang invece è immerso in acqua. Ed ecco il cattivo. Siete bravi nomadi, ma stanotte la nazione del fuoco ha il potere della cometa. Vero, loro si rafforzano con una certa cometa che passa. Quindi siete fottuti! E fuoco, 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 acqua, avatar! E pace all'improvviso. Katara! Ciao bellezza! Che prova a dominare l'acqua, fallendo miseramente. Si trova in una piccola tribù che me è piccola. Secondo me c'è troppa gente, ma ok. Ecco subito anche Sokka, il fratello di Katara, che addestra i bimbi. Mi piacciono questi dettaglini. Andiamo Katara, a cercare da soli il cibo. Vuoi allontanarti dai bimbi che ti perculano e non capiscono che sei un genio? Esatto, che simpatica che sei! E poi mentre vanno litigano perché Sokka non vuole che Katara impari ad usare il dominio dell'acqua. O potrebbe essere vista! Meglio se contribuisci al villaggio. Addestrati! Siamo in guerra! Sokka, che cazzo dici? Il dominio è addestramento. Se papà fosse qui mi darebbe ma ci sono io, non lui. E muti. Sokka punta dei pesci e l'acqua inizia a farsi strana. Una corrente li sposta tra i ghiacci. Ok, sani salvi. Che cazzo è successo? Che la canoa vuole abbandonarli! E ghiacciaio un po' troppo levigato, a mio avviso. Comunque, CGI di merda pure qui, Primo piano su qualcuno, ma torniamo subito da Katara, che prova a usare il dominio per riportare a sé la canoa. E succedono cose, ma che sono ste statuine? Che cazzo mi rappresentano? Esplosione! Sulla nave lo vedono. Eccolo! Un'intensa luce. E in tutto il suo splendore è tornato e sviene. Oh, la canoa! Andiamo! Wow, che cazzo fai? Prendo il bimbo, che lo lasciamo. Katara, è spuntato un ometto pelato dopo un'esplosione e il tuo primo pensiero è certo, verrà con noi? Ok, Sokka, per ora mi piaci. Sokka, è un bambino! Non approvo, ma ok, e se lo portano. Una vecchia capisce al volo. È un dominatore dell'aria! Ma da tempo non esistono. Bello che non è corretto che non stanno specificando quanto è passato dalla notte della cometa, però mi piace sto dettaglio. Mette suspense. E se ne vanno per farlo dormire, ci dirà tutto appena sveglio. Sulla nave un tizio poco sfregiato vuole andare nella tribù dell'acqua. Troveremo lì l'Avatar! È l'unico insieme intelligente accanto alla luce vista! Ma sicuro che non era un'allucinazione! Abbiamo qualcosa di meglio da fare? Devo trovare l'Avatar! Zuko? Tuo padre non vuole... Mio padre mi ha bandito! Devo trovarlo! Scialla, bro. Sì, dico solo, non facciamoci troppe illusioni. Devo tornare a diventare l'erede del Signore del Fuoco! Meglio una falsa speranza che il niente! Il trono non è tutto... per te! Torniamo da Aang, che si sveglia, confusissimo, e ci sta. Esce, vede i bimbi giocare ed è contento, e palla di neve! Regà, lontani, potrebbe essere un nemico! Ok, chi sei? Aang, piacere! Ma dove sono? Dov'è Appa? Arriva Katara. Dov'è il ragazzino? A qualche metro da terra. Wow, è davvero un dominatore! Regà, avete visto Appa? È un bisonte volante! Lo fissano. Vuoi non parlare il mio idioma? Bisonte volante, grande animale. Abbiamo capito. Ed eccolo subito. Ed Aang è di nuovo un bimbo felice, cute. Bisonte volante! Aang racconta a tutti della tempesta. Regà, è stato un bordello! E questi lo guardano.
Mi sono perso la festa della cometa! La festa della cometa! Placati, nonna. E lei spiega l'intro del cartone, fantastico. Ovvero, afferma, l'Avatar è sparito quando è iniziata la guerra. Tutti conosciamo la storia, tranne te. I dominatori dell'area si sono estinti, bro. Il Tempio dell'Area del Sud, che tra l'altro è la casa di Aang, è caduto per primo, sei rimasto nel ghiaccio per 100 anni! Raga, ma qui nessuno sa dire le cose a un dodicenne, tipo con una cioccolata calda davanti. Va bene. Aang scappa, più che lecito. Quello è l'ultimo dominatore dell'area! Sulla nave i guerrieri prendono un po' zucco per il culo, finché lui non arriva. Mo ci arripigliamo tutto quello che è nostro! E tornando da Aang... Stai bene? Ho appena saputo che tutto il mio mondo è crollato. Amici, famiglia, tutti morti. Che dire? So che vuol dire perdere qualcuno. Facciamo a gara chi è più triste, non ho capito. Quando ero piccola, una certa, i dominatori del fuoco sono arrivati anche da noi, distruggendo tutto e tutti. Spoiler, la mamma è morta. Nostro padre è partito 3 anni fa per inseguirli. E da allora so che è al comando. Quelli del fuoco hanno preso quasi tutto, ma i dominatori dell'acqua combattono ancora! E anche il regno della terra! Zuko si addestra e lo zio beve il tè, sì! Sei bravo, Zuko! Tè al gelsomino? No! Senti, ma tu lo sai che tuo padre ti ha dato sta missione aspettandosi un tuo fallimento, vero? No! E parentesi chiusa! Katara porta Aang nel suo posto segreto, il relitto di una nave da guerra del fuoco, e mostra di essere una dominatrice! Figo! Faccio cagare, perché sono l'ultima dominatrice della tribù, sterminio appunto, quindi non è che qualcuno mi addestri. Sokka non vuole che mi eserciti. Aang spiega un po' di teoria del dominio e c'è energia ed equilibrio, questo è. E poi Katara prova e regà, ma serio, cioè ce la fai dopo 2 parole? No, questo non lo accetto, o meglio, mi fa ridere, yeah. E vedono che la nave è in arrivo, tutti ai propri posti. Ma che cazzo possono volere? Lui, tu sei l'Avatar, beh? Il codardo che ci ha lasciato nella merda! Calma, Sokka. E lui manda la sorella a nascondersi e ci sta visto che non sa fare una ceppa. La nave arriva. Sono il principe Zuko, figlio del signore del fuoco Ozai. Siamo alla ricerca di un immigrato. Consegnatelo o morirete. Sokka ci va subito proprio che lo vuole consegnare, per proteggere il villaggio. E ok, però cioè, dai, non è così stronzo Sokka. Comunque Katara lo blocca. La mamma ci ha insegnato a difendere i deboli. È un bugiardo e io devo proteggere il villaggio. Troppa responsabilità pure sulle tue spalle, Ciccino. Sokka, l'Avatar rappresenta la speranza. Ci serve. Con la guerra non la vinceremo mai. E Sokka è pronto a lottare. Esce e parla. Regà, sciò. No, all'attacco! Famo una lotta 1-1. Ma ti serve l'esercito! Visto che Zuko è uno fissato con l'onore e la gloria, accetta. E dagli di dominio e subito a fargli il culo. Ovviamente, super addestrato. Fa per dargli un colpo di grazia, ma Aang si mette in mezzo e subito si mostra come grande dominatore dell'aria. E dagli di mini esercito con i sassi. Ah, che onore comunque. Cioè, regà, Zuko aveva vinto. Fa per assaltare il villaggio. No! Vengo con te. A posto. Un po' di obiezioni, ma alla fine lo lasciano andare. Sokka, dobbiamo aiutarlo! Tizio a caso! Affido tutto a te. Noi riprendiamoci il ragazzino. Sì! Airo, lo zio di Zuko, va da lui. Bro, ma perché sta guerra? Ci sono varie teorie, tutte speculazioni, ma sti cazzi. Il punto è che ormai la guerra c'è e quindi va conclusa. Tutti sono convinti che con la tua cattura vinceremo e risolveremo tutto. E tu che pensi? Che non ho il diritto di pensare, vado a farmi un tè. Ciao, te ne farò portare un po'. E Aang si fa volare le chiavi in mano. Ok, carino, dai. So che Katara si preparano e lei ha l'idea. Appa! E Sokka urla, adoro. Aang sta fuggendo e si trova a caso in camera di Zuko, che studia gli Avatar da sempre, ovviamente. E lui, ladruncolo, si riprende il bastone, ma si è preso anche il foglio dove Zuko prendeva appunti sugli Avatar. Però il principe lo trova subito, fa per fermarlo, ma lui vola! E grande Zuko che ci prova con tutte le sue forze a prenderselo. E in effetti lo becca, cazzo! Valorizziamo che è forte, vai! Ma ha ripigliato al volo!
Io odio sto genere di scene, ma va bene. Ancora fuoco per beccarlo. E acqua! Yeah, regà, too much. Cioè, Katara non la sa dominare l'acqua. E io un po' lo volevo vedere Aang contro Zuko, però... va bene, dai. Grazie per l'aiuto, regà! Ma ti cercheranno ancora. E noi non possiamo tornare al villaggio. O sarebbero tutti in pericolo. Quindi si va verso la vecchia casa di Aang. Devastatissima. Ciccino che poi vede lo scheletro del suo maestro. Dai, caricati alla vista, Power of Rosicchio! Ok, entra nel mood, spacco tutto, alias Mood Avatar. E altre devastazioni per la rabbia, mamma mia! Katara prova a urlargli di calmarsi e lui la sente. Ma a calmarlo sono i pensieri delle parole del suo maestro, suo amico, di cui si fidava. E dato il loro rapporto, ci sta molto di più rispetto a una calma provocata da Katara, quindi apprezzo. Quindi si calma e si sfoga tra le braccia della nuova amica. Bro, tappò? Boh, non lo so che mi è successo, ma so che cosa devo fare. Dominare gli elementi. Salvare il mondo! Tutto prima di colazione? Sokka sei un grande! Zuko sta implodendo. Ok, sti cazzi. Comunque, io sono l'Avatar! E fine puntata. Oh, regà, vi dirò. Mica male! Cioè, cazzo, bei dettagli, alla fine ci sta a livello di trama! Oso sperare!